Innanzitutto buongiorno a tutti, sono Francesco, sono consigliere qui del municipio, peraltro abito a Monte Spaccato qui. E sarò brevissimo, insomma, dato che già Paola ha illustrato discretamente, insomma, il nostro operato. Volevo giusto aggiungere qualche pillola, appunto, spot di azioni, insomma, che abbiamo svolto e che stiamo svolgendo nel piccolo, ma che magari sono, come dire, a nostro giudizio particolarmente importanti. La prima cosa che abbiamo fatto in municipio appena arrivati, abbiamo chiesto una mozione, peraltro insomma approvata fortunatamente, richiedendo che sul sito internet fossero messi online e quindi visionabili e aggiornato in tempo reale tutte le convocazioni che noi, in quanto attualmente insomma rappresentanti, siamo convocati di volta in volta, quindi ovvero parliamo del consiglio municipale e delle commissioni, quindi delle varie commissioni per ogni argomento. Potrebbe sembrare una banalità, ma a nostro giudizio non lo è, perché queste sedi dove alla fine vengono fatte le scelte che inevitabilmente ricadono sul municipio stesso e quindi su tutti noi, queste riunioni sono delle riunioni pubbliche, quindi il cittadino, chiunque di noi, può presiedere e ascoltare e sentire che cosa viene deciso dai propri rappresentanti che insomma sono stati votati, anche quindi per verificare, c'è la possibilità grazie a questa azione di poter andare lì a verificare, diciamo, che opinione vanno a dare i propri rappresentanti e se, come dire, magari seguono le linee programmatiche presentate nel momento in cui sono candidati oppure no. Nonostante, come dicevo, sono sedute pubbliche, prima che noi facessimo questa mozione l'unico posto dove poter vedere di volta in volta cosa si discuteva, a che ora e qual era l'argomento, lo si trovava unicamente in una bacheca al quinto piano del municipio. Quindi, come dire, nonostante questo municipio va da Castel di Guido fino a Porta Cavalleggeri, l'unico posto per sapere quello che succedeva era una bacheca di un metro per un metro e mezzo messo al quinto piano del municipio. È sempre stato così. Non so, per noi era davvero facile fare una riflessione del genere e dire che, visto che siamo nella generazione di internet, insomma, mettere semplicemente, aggiornare una pagina mettendo le convocazioni dava la possibilità a chiunque di vedere da casa, prima di uscire e arrivare fino al municipio, di cosa si parla, se è un argomento di proprio interesse o che comunque si vuole monitorare, appunto si può andare. Quindi, diciamo, una piccolezza, però una piccolezza che può fare tanto, in modo che può, come dire, da un lato responsabilizzare tutti noi, cioè chi è interessato ha la possibilità, non può più dire, volendo insomma, che non ha gli strumenti per controllare, e dall'altro appunto un passo avanti verso la trasparenza. Un'altra cosa brevissima, poi lascerò la parola a Roberta, che dopo il primo anno e mezzo, appunto quasi due come anticipava Paola, ci siamo resi conto che oltre a come dire, fare un lavoro, diciamo, in merito alle idee, quindi proporre le nostre idee per cercare appunto di portare in essere il più possibile delle azioni propositive per il cittadino, ci siamo resi conto che al di là dell'avere approvato o meno un'idea, bisogna anche andare a controllare come poi viene posta in essere, nel senso che molto spesso un'idea riguarda un lavoro da fare ha un costo e anche un risultato, quindi il lavoro può essere fatto bene o può essere fatto male, si può spendere molto, si può spendere il giusto. Ci siamo resi conto che spesso il lavoro non è fatto molto bene e si spende molto di più, e ancora di più spesso questi lavori, per un motivo o per un altro, sono assegnati senza un bando pubblico, senza una gara pubblica, che è un'ulteriore garanzia, come dire, di trasparenza e di, come dire, corretta procedura. Quindi anche in questo abbiamo con l'esperienza diversificato il lavoro, e quindi adesso ci stiamo approfondendo delle tematiche un pochino più tecniche, e quindi al di là del lavoro che è stato fatto stiamo andando a controllare come è stato fatto. Vi faccio un esempio spot rapidissimo. Attualmente stiamo controllando le spese effettuate a causa degli eventi alluvionali avvenuti circa un anno fa. Sulla base di questi eventi alluvionali il Comune ha stanziato molti soldi, più di 1 milione di euro, e in particolare il nostro municipio, tra i vari lavori che ha svolto, insomma urgenza si viene detto, quindi lo stato di rischio per l'incolumità del cittadino giustifica una procedura che salta tutti i passaggi, si fa un'assegnazione diretta del lavoro, lo si fa partire al volo, perché appunto è a rischio l'incolumità delle persone, la motivazione che viene data. Solo che spesso dietro questo
talvolta si possono mascherare delle, appunto, delle assegnazioni magari discrezionali ad una società, ma che probabilmente, insomma, potenzialmente si poteva assegnarla ad una società più competente o che magari faceva un rapporto quale da prezzo migliore. Comunque, per mettere a posto i 3 fossi che sono presenti nell'area del municipio sono stati assegnati 350.000 euro, e noi, andando a indagare, abbiamo scoperto, e ovviamente non siamo degli esperti, premetto, insomma, nel senso, fino a 1 anno e mezzo fa io ero dall'altra parte, tra virgolette, nel senso, ero seduto come voi ad ascoltare. Siamo andati a controllare questi 350.000 euro per mettere a posto 3 fossi. Allora, la prima cosa che abbiamo scoperto, semplicemente chiedendo ai cittadini che abitavano lì, è che secondo, appunto, i testimoni che erano presenti, il lavoro che è costato così tanto, unicamente ci si è occupati di tagliare l'erba che era cresciuta all'interno del canale stesso e le canne che vi erano cresciute. Poi, come dire, una genialata è stata quella in talune circostanze dove gli operatori, peraltro, invece di rimuovere ciò che hanno appena, come dire, tagliato, a fine giornata è stato rigettato nuovamente tutto all'interno del fosso stesso, quindi, come dire, la liberazione del fosso di fatto è avvenuta in maniera parziale. E ovviamente, appunto, il lavoro, almeno questo ci è stato detto, si è svolto unicamente nel tagliare l'erba e tagliare le canne, quindi 350.000 euro, nel senso, forse è troppo. E comunque, non contenti neanche di questo, abbiamo approfondito ancora di più, e il bello è che abbiamo scoperto che dei 3 fossi uno non esiste più. Quindi, cioè, 350.000 euro, quindi, per tagliare l'erba e tagliare le canne, di 2 fossi, non più 3. Insomma, fatto sta che sembrava che tutto andasse liscio, come dire, che tutto fosse normale, solo che quando noi, da magari persone anche un po' così, poco esperte, siamo andati a domandare in municipio come mai fosse successo qualcosa del genere, beh, non dico che è successo il panico dell'ufficio tecnico, ma qualcosa di simile, e ovviamente questo a noi ci ha messo in allarme ancora di più. Ovviamente stiamo continuando a fare questo in tutti gli ambiti, nella manutenzione strade, nella manutenzione degli edifici, e abbiamo capito che probabilmente è uno degli ambiti da approfondire di più, al di là delle idee, anche come vengono spesi i soldi, perché ricordiamoci sempre, quando ci viene detto che i soldi non ci sono, che lo Stato italiano più o meno ha 800 miliardi di euro all'anno, quindi non è che proprio non ci sono, è che magari non ci sono per le cose che servono talvolta e ci sono per altre cose. Grazie, scusate se mi sono allungato un po'.